Allora, la svuota, la spesa è se lunga gigante, perché abbiamo tutti sti cosi. Vado veloce perché sennò il video dura troppo. Patatine, purè di patate, crema e funghi, ne ho presi due, biscotti classici, questi patate dolci a 2,99 euro. Poi tonno, uno mare blu e uno marinare, spinaci a cubetti, polenta questa qui, brodo classico, poi mozzarelle, due pacche di Santa Lucia e piselli, quelli surgelati, poi latte. Questo qua della Granelolo. Poi, altro. Questo per provare, prima volta mi ispirava rana alla carbonara, sugo il tartufo, crema di tartufo, questo ai funghi, poi ho preso allo zafferano, pane quello normale. Ho provato a prendere ananas essiccato per provare a vedere com'è. Questi qua alla mela, le chips che sono buonissime. Pugne seccate. Questo qua il caffè della Müller, lo yogurt. I tarallucci questi, cotti. Poi due panne, questo qua dello chef, pane e cioccolato al latte della Bauletto, altri due di pane, questi così tenero, poi crema al cioccolato, tipo budino, ho preso una fondente e una al cioccolato. Poi due di questi formaggi che sono buoni, poi gorgonzola, questo 4,39, ne ho presi 3, sempre al 30% di sconto, questo a 2,82 euro e questo a 3,93 euro, sono due. Poi il miele, prima volta che prendiamo il miele, questo qua. Poi ho voluto prendere la crostata e i biscotti per provarla nel secondo canale. Vediamo come va, se è buona. Questo crema vaniglia buonissima, l'ho voluto prendere. Questo qua per provare senza lattosio, alla pesca e maracuja, spero che è buono, anche se senza lattosio, vediamo com'è. Vi farò sapere per chi prende solo senza lattosio. Questo concentrato di pomodoro, gnocchi di patate, questo qua dell'Esselunga, e due sacchetti sono andati. Poi crudino, ne ho presi due. Uno e due, fragole e mandarini che sono buonissimi, uso questi, poi due di funghi, uso questi qua che sono buoni, poi ho preso patate, altre patate. Intanto metti via quelle bizzarre nel frigo, cipolle, dorate, olio questo qua delicato e poi le salse, queste qua della Mucchi, ne abbiamo prese 4, sempre della Mucchi.
poi altro carre, altro sacchetto. Nuove specialità tagliatelle della Berilla queste. Poi ho preso il succo all'ananas. Ho preso l'ananas, questa qua, ananas, questa l'ananas, i cereali questi qua che sono buoni, ormai sono i miei preferiti, quelli ai fiocchi di mais, due confezioni, ce ne sono dentro, banane, queste a 1 euro, mele, queste costano 2,15 euro. Felice azzurra, questo con l'orchidea, mi è piaciuto, l'ho preso. Carote e altre patate. Poi insalata. Insalata questa qua. Poi ho preso la ricotta, questa qui. Non so più dove mettere le cose. Altri chips alla mela strabuone, e poi fanno bene queste perché non sono tipo come le patatine che ho preso. Seccato di cocco, anche questo strabuono. Lo volevo prendere, non l'ho mai preso, l'ho voluto prendere. Altro pacchetto. Madonna, faccio cadere tutto. Altra banana. Questa qua a 93 centesimi. Poi queste sono le arance, queste, altri gnocchi di patate, insalata alla lattughina 1,18 euro, ovviamente per i miei bimbi, per i miei conigli, altre carote perché devo fare il ragù. Poi, altra insalata 60 centesimi, ormai prendo questa qua per loro perché tanto è già pronta. Preso quelli seccati, i fichi secchi, voglio provarli. Questo è il mio gatto che miagola sempre. Questo invece per fare il ragù, c'è dentro di tutto, sedano, carote e cipolla. Per cui ho preso quello. Ho preso un'altra insalata a 89 centesimi. Scusate se vado veloce, ma troppa spesa. Il mango a 2,26, ovviamente ancora duro, ma chi se ne frega, l'ho preso e poi lo mangio appena è pronto. Per cui, dato che non lo prendo quasi mai, ho detto quasi quasi lo prendo. E invece poi ho preso questi funghi da provare. Ho preso solo una confezione perché li volevo provare. Questi qua 300 grammi, boh, li provo e farò sapere se mi ricordo. E un sacchetto è andato, anzi l'altro sacchetto. Ne mancano tre sacchetti. Abbiamo le uova, due pacchetti di uova, per cui calcolate 20 uova. Di solito io faccio frittata, torta, di tutto di più. Poi cavolfiore a 3,42 euro, questo qua, altro tè, c'è altro, sì, ne ho presi due, San Benedetto alla pesca, tagliatelle ne ho presi due, pomodorini, questi qua 5,64 euro, ma questi quelli grossi. Io ho detto di prendere quelli piccoli, invece ho preso quelli grossi. Poi la pinza, questa qua è buona, ormai l'ho scoperto e allora l'ho presa anch'io una. I cereali, questi qua sono molto buoni, allora ho preso anche questi. Poi lo yogurt, questo qua cremoso, fragola, banana, albicocca e pesca. Che in teoria l'ha scelto lui, però vabbè. Patatine per gli ospiti che vengono ogni tanto a casa mia, anche lui, ovviamente anche i miei genitori.
sono pronte le patatine. Piedine, ne ho presi due. Sì, c'è il tavolo strapieno, comunque due piedine strapieno, non potete capire. Parole. Altro sacchetto. Ho voluto cambiare perché molte cose le ho cambiate e molte cose le... cioè, ad esempio questi mai presi. Per cambiare ho preso questi qua, ricotta e spinaci. Poi ne ho presi due. Almeno cambio qualcosa, anche la spesa. Anche i ravioli, questi qua erano in promozione, questo è il pieno alla zucca, ne ho presi due. E poi ho preso due di ravioli al gorgonzola e noci. Questi qua. Ne ho presi due pacchi. Poi la... adesso cade tutto. Sfogliatella rotonda. Ne ho ovviamente due. Per fare la quella cosa. Le sottilette, queste ne ho presi due perché mi sono finite, queste le uso per fare i panini oppure li metto nella pastina. La bufala, questa qua, mozzarella di bufala. Le olive verdi nocciolate. Stavo buttando il sacchetto, metto questo, l'ho preso per provare le banane chips, non so se sono buone, ma proviamo poi, vediamo. Comunque quelle. Ultimo sacchetto per fortuna. Si pesa. Patatine verdi e piselli per provarli. Altre patatine, queste qua diverse. Poi panna, di solito la faccio per la torta, però tanto questo scade a dicembre, chi se ne frega. Ne ho presi due. Ho preso Red Velvet per provare la ricetta, perché è già pronta, devi solo aggiungere questi due ingredienti. Proverò nel secondo canale. Dato che era in promozione l'ho preso, se no non lo prendevo. Poi ho preso i funghi, funghetti trifolati, questi qua. Altri funghetti, questi qua chiudini, tanto per provarli e vedere se sono buoni. Poi succo alla pera, due ne ho preso, questo perché di solito io prendo i succhi, questi qua. Poi tante di queste, una diversa dall'altra, allora questa è mela e pesca. Poi ho preso mela e fragola, sono due per cui sono buone. Questa invece è alla mela e banana, questa alla mela e pera. Praticamente le ho prese tutte per provarle. E questa mela bicocca. Poi ho preso lo zucchero, il succo d'arancia, poi succo, mela, pesca e pera, ovviamente li bevo per il lavoro, e poi un altro, ananas, frutto la passione, mela, mango e arancia. Ho preso queste, poi altro brodo vegetale, questo è buono e anche comodo da utilizzare. E poi vabbè, due di zucchero, e questo è il tè all'estate. Questo è tutto, direi il coso strapieno, almeno non ho dimenticato niente, spero di no. Adesso vi faccio vedere il totale e... allora, prima metto a posto perché sennò non
è sotterrato sotto dalla spesa, e poi vi faccio vedere i bollini e il totale di quanto ho speso, perché è come vedete, troppo casino. Allora, vi faccio vedere. Abbiamo speso 365, però dato che avevamo lo sconto di 15 euro che ci hanno regalato la tessera, alla fine abbiamo speso 285,65 grazie a 15 euro di sconto, se no dovevamo pagare 365 euro. Questo è il totale della spesa. Poi ci hanno dato i bollini, che sono 12, no, 12 o 16, 16 bollini, Sono che sono questi. Uno l'ho attaccato, ogni 25 euro di bollino sono comunque 25 un euro. bollino ogni 25 euro di spesa sono 50 punti fragola. E dovresti prendere questi coltelli qua, firmati. Io già ne ho messo uno di bollino, dobbiamo arrivare a 12, ma quelli sono 16. Comunque ci sono, c'è cioè il coltello speluchino, il coltello manaia, che non so che cos'è, no, non c'è scritto, coltello santoku, questo è il coltello da cucina, coltello pane e coltelli per bistecca. Per cui adesso vediamo ovviamente quanto facciamo e quello che vogliamo scegliere, poi dobbiamo aggiungere ovviamente i soldi. Pensavo che almeno dopo i bollini non Beh, aggiungevi i 6 euro, soldi, e 6 12, invece niente. 6 euro, 3 euro. Per cui vabbè, o 3 euro o 5 o 6 euro prendi uno di questi Che coltelli coltelli. prendo? Dipende da quanti. No, che coltello vuoi? Perché in base ai bollini che metti. Li completiamo tutti. Ma se abbiamo altri bollini. Te ne danno un altro dopo Ah, puoi prendere un altro. e fino al 20 Boh, comunque dobbiamo scegliere uno e di fino al 31 questi coltelli qua. Non so quale scegliere perché. Allora, o questi qua di bistecca, oppure un coltello che in teoria possiamo usare, che può servire, perché. Oh! È un gatto. Vabbè, comunque, decidiamo e poi vediamo cosa scegliere. Tanto fino a marzo dobbiamo vedere. Perché tu metti i bollini e poi da 6 bollini puoi scegliere. No, beh, 6 no, Sei massimo. questo. Fai. 12 è Boh. questo. 12 è questo. Non lo so, devo decidere bene. Comunque, niente, questo è tutto. Fatemi sapere anche voi quali coltelli avete scelto e se avete completato anche voi i bollini. Ovviamente dobbiamo scegliere. Quando scegliamo, vediamo. Ve lo farò vedere poi più in là. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!